schifo. Che giorno del cazzo! Senta, ma lei cosa ne pensa del disco nuovo di Sandalo? Eh? Ha da dire qualcosa? No, forse lei forse ha da dire qualcosa? No, non ha da dire niente. Subito, glielo sto chiedendo. No. Ciao. Ascolta, no, i sandalo non sono disponibili oggi. No, i sandalo no, scordatelo, basta. Sandalo? Non li conosco. Ma come non li conosce? Cioè, sono un gruppo ormai rinomato nella scena mondiale. Non nella mia terra. Nel mio paese. Sandalo. Quali sono le vostre date? Mai avuto, grazie. Perfetto. Scusate un attimo. Sì, è qui, glielo passo subito. Sì? Vado al mare! A prendere il sole! Ha saputo dimostrare le ultime fatiche del sandalo. C'è dell'arte in giro. È inutile. Lei conosce sandalo? C'è dell'arte là, dell'arte. Conosce lei per caso la sambuca? La sambuca la conosco molto bene. Perché una volta la sambuca l'ho bevuta? E mi ha entusiasmo. L'ha mai danzata? Come danza la sostanza che mi entra nella faccia. Per me è più di nove, sono 10 delle prove. Senta, ma come vedi? Mi dice una cosa, ma questo disco come lo avete concepito? Sì, eravamo qui, stavamo dicendo come è nato il disco di Sandalo, no? Mi può spiegare qual è la concezione e la realizzazione di questo disco? La palingenetica obliterazione dell'io subconscio che si infutura nell'archetipo dell'antropomorfismo universale, artrotico, rock, ortopedico, debosciati, alcol, pipì, sandalo.